Buongiorno, benvenuto in un nuovo vlog. Allora, comincio un vlog in un luogo diverso. Stamattina sono da un cliente a Mede, ma come sapete sono sempre in anticipo. E di conseguenza sulla strada c'è il Caddis e ho detto, sai che c'è? Io parto come al solito, mi fermo al Caddis e poi vado dal cliente. Direi che questa cosa ci piace molto, anche perché poi dopo, quando torno da Mede, vado in ufficio, ho un po' di cose da fare di lavoro ovviamente, e quindi insomma ho voluto regalarmi questa coccola proprio perché è sulla strada e piuttosto che aspettare in macchina eccetera ho detto uniamo l'utile al dilettevole. E quindi questo oggi look con simile eyeliner, cioè fatto con l'ombretto. Credo di avervi girato un get ready perché il metodo più o meno è lo stesso, ma magari girerò un piccolo upgrade perché c'è una sorta di upgrade nella parte zona lifting. Sulle labbra ho una bellissima tinta di Maybelline, un rosso mattone, non rosso vivo, che magari dopo, adesso sono in strada e non riesco, vi faccio appunto vedere. Poi base viso la stessa, terra e blush in smaltimento i soliti. E qui indosso gli orecchini simil Bottega Veneta in oro che io ho preso su Amazon, sia oro che argento, bellissimi, mi piacciono da matti, capelli tirati dietro sotto alla sciarpa. E nulla, adesso aspetto che apra perché non è ancora aperto il Caddis, faccio il mio girettuncolo, semmai poi dopo vi faccio vedere cosa trovo, poi vado dal cliente, poi torno in ufficio e poi ci vediamo, ciao. Eccomi, giro al Caddis, ragazzi e ragazze, deludentissimo, era un tantissimo, stavo dicendo un botto, era un botto che non venivo, ve lo dico, ok? Non è proprio carino da dire, comunque avete capito. Deludente, 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 non c'è più lo Stand Essence. Avevo avuto qualche soffiata a riguardo, ma ho detto boh, andiamo a vedere una vita che non venivo. Giro deludente, offerte veline zero, infatti dovrò fare un salto dai cinesi perché tra un po' stiamo andando sotto col sole dopo la gioia di settembre che avevamo trovato le veline a 80 centesimi per 100, ci siamo accontentati. Ne avevo prese tipo 6 confezioni, ma ahimè alla metà di novembre stiamo andando un po' sotto col sole, credo che andrò dai cinesi perché veramente molto molto delusa, devo dire. Speravo che andasse un po' meglio, però, visto che sto finendo a livello di body care, poi vedrete nei finiti beauty di novembre, la sezione anticellulite che ho utilizzato diversi campioni dei farmacisti preparatori, per chi mi segue sa tutta la questione dei campioncini. Ho preso a 7,90€ l'uno della linea 6 Sol, questa qua, prezzo mi è sembrato abbastanza competitivo e non esagerato. Crema intensiva contro gli inestetismi della cellulite, c'è il Lipo Reverse, azione riducente con estratti di alga rossa atlantica, escina fitosomiale, caffeina e carnitina. Questa qui, io credo di questa linea di aver provato tempo indietro, vado a memoria, può essere una crema idratante corpo nel packaging quello a barattolo. Vado a memoria, Più o meno credo di aver provato quello e forse una di queste due, credo effetto freddo, perché poi ho voluto prendere anche la versione gel effetto freddo contro gli inestetismi della cellulite, azione drenante, anche questa con alga rossa atlantica, con escina fitosomiale, caffeina e carnitina. La differenza sostanziale è che una ha un'azione riducente e l'altra ha un'azione drenante. 7,90€ l'uno, sostanzialmente quasi 16€ due prodotti anticellulite. Poi analizzeremo nel dettaglio la sostanziale differenza. Mi è sembrato un buon prezzo, francamente gli altri hanno dei prezzi abbastanza proibitivi se non si trovano in offerta. Almeno secondo me, ripeto, vado a memoria, credo di aver provato la versione in passato, quella drenante e non quella riducente, e una crema idratante corpo, ma parecchio state crollando, ok? Parecchio tempo indietro, quindi vediamo un po'. Fatemi sapere se le conoscete, nel caso che cosa ne pensate, c'erano anche altri prodotti di questa linea, devo dire low cost, visti certi prezzi, e tra l'altro un buon ventaglio di referenze. Intanto ci utilizzeremo queste.
Fatemi sapere se magari vi può interessare un aggiornamento body care, vediamo un po'. Chiaramente con il modificarsi delle stagioni si modifica anche la body care. Ho attraversato vari passaggi, c'è credo un video sul canale di un aggiornamento al di là delle recensioni dei prodotti anticellulite. Sapete, se mi seguite, quali sono i miei best che cerco in super mega offerta, perché non in offerta hanno dei prezzi allucinanti, però anche provare cose un po' più low cost se sono altrettanto buone, speriamo. La mia memoria su queste è abbastanza positiva, spero di non pentirmene. Ok, poi girando nella delusione di questo giro sono andata a vedere un po' i colluttori, anche perché devo andare a far spesa anche dai miei cinesini. A 99 centesimi ho trovato gli ultimi due colluttori in offerta della linea Amalfi Dent Care Menta Mint 0% alcol, 98% di ingredienti, vedete, di origine naturale, vegana, 100% riciclabile, poi ultra fresh. Ho preso anche la versione in azzurro perché erano in offerta 99 centesimi. Sapete tutta la mia filosofia, non la mia filosofia, quello che penso di questi prodotti. Con una buona igiene orale, diciamo che un bello sciacquo anche con questi scusate, va bene. E non sto dicendo che il BioRepair non lo compro più, sta di fatto che comunque il BioRepair, le volte che tu lo trovi in offerta, sono veramente molto minime e costa quasi 5 euro uno. Quindi se noi facciamo una buona igiene orale con filo interdentale, spazzolino elettrico e un bello sciacquo con un colluttorio, direi che possiamo sopperire a un colluttorio da 5 euro a confezione. Però è ovvio che se io lo trovo in super mega offerta a 2,99 euro lo prendo, ma a 5,49 e 6,49 francamente mi sembra un po' tanto. Devo dire che di tutti quelli che ho provato, al di là del mio grande amore, che se seguite la seduta casalinga dovreste sapere, ce ne sono alcuni che si difendono egregiamente. Della linea, linea Amalfi mai vista, vediamo com'è. Effettivamente sono molto molto curiosa, questo trucco di oggi mi piace da matti. Nulla, questo è quanto, francamente Caddis giretto un po' deludentino, però vabbè, intanto ci godiamo queste che non avevo più prodotti sostanzialmente per la sezione anticellulite, poi ci confronteremo nei finiti beauty di novembre delle varie questioni appunto che ho provato. Io adesso vado e noi ci vediamo o dopo o domani con la continuazione di questo vlog. Ciao! Eccomi, sono arrivata a casa, è sempre lo stesso giorno. Il trucco di oggi mi è piaciuto un sacco. Detto ciò, domani mattina mi alleno, quindi stasera a posto. Non lo so, l'allenamento alla mattina riesco meglio. Voi quando è che riuscite? Perché, cioè, paradossalmente adesso potrei cambiarmi e allenarmi, ma la corsa io riesco a farla alla mattina. È una fatica, perché veramente è una fatica, un lavoro di testa, di volontà, di tutto quello che volete. Però non lo so, è un periodo che alla sera proprio... Anche l'home workout, non è che lo escludo, per carità, però se appena appena riesco a mantenere la corsa, provo appunto a mantenerla. Scusate, sapete che quando mi devo denudare, at home, questo è. Ok, post lavoro sono stata dai cinesi, perché avevo necessità di andare dai cinesi, come vi ho detto appunto all'inizio di questo vlog. Ho preso due regali, dai, che chiaramente non vi faccio vedere, perché non ve li faccio vedere per ovvi motivi, perché se qualcuno di interessato guarda, non mi va di spoilerare la sorpresa. Allora, ho preso a 2,49 euro, piccola integrazione, non eravamo sotto col sole, ma mi sembrava una buona offerta di Bulky Soft, 8 rotoli, 3 veli, profumata, dermatologicamente testata, per pelli sensibili, Bulky Soft mantiene ancora dei costi gestibili, l'ho presa, piccola integrazione. Non ho integrato lo Scottex, ne abbiamo ancora, ma non ho trovato neanche chissà quale offerta, e quindi questo. A 99 centesimi in offerta, l'unico che c'era, sono stata per chi li pavia da Zali Home, in via Treves,
Ho trovato gli unici dentifrici in offerta che andrò quindi ad integrare, stavamo andando decisamente sotto, almeno adesso ho rimpolpato il tutto. Sì, ne ho presi due purificanti. Curiosa, perché non so di questa linea, credo che ne avessimo provato questa versione, se sbiancante. Comunque li avevo provati, non mi ricordo se mi piacevano o non mi piacevano, ma nell'ottica di una buona skincare, una buona igiene orale, sapete che cosa penso. L'importante è farla. Comunque, Antica Erboristeria sono dei buoni prodotti, erano in offerta, quindi ne ho presi due sbiancanti, entrambi a 99 centesimi, e poi due purificanti. Sapete che la versione purificante, sbiancante, eccetera, tendo a valorizzarle perché secondo me comunque sono con dei plus in più. Questa tra l'altro mi ispira molto, menta piperita, tè verde con azione antibatterica, protegge le gengive, alito fresco, bocca pulita, 94% di ingredienti di origine naturale, promette bene. Francamente questa versione non credo che l'avessimo mai provata, in offerta, ottimo. 1,19 euro, mannaggia, 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 integrazione del mio best colluttorio. E quindi adesso per un po' siamo a posto. Ne ho presi tre bianchi, perché il verde non l'ho preso, non avevo voglia, perché avete visto che stamattina ho preso due della linea Amalfi al Caddis. Adesso poi con questi tre ho integrato bene, ne ho presi appunto tre, 1,19 euro l'uno. 1,29 euro, perché l'altro stava, no, perdonatemi, questo ha 1,69 euro. L'altro a 1,99 euro. Ho preso di 1 euro, sì, 49, 59, non mi ricordo. Comunque costava meno, quindi ho preso questo. Neutroderma, olio di argan, 750 ml di prodotto, 500 più 250 in omaggio, bagno schiuma nutriente. Se mi seguite sapete che io utilizzo questi prodotti, diciamo, un po' più blandi, per riempire i saponi mani, tendo a privilegiare i prodotti con olio di argan. Il mio best friend all'abano nero della linea Mil Mil, lì da Zali Home, costava 1,99 euro. Me l'hanno aumentato tantissimo e francamente ho puntato su qualcosina che costasse un po' meno. Questo l'ho già provato, è comunque molto buono. Privilegiando prodotti con l'olio di argan, comunque le mani si lavano bene, non tira la pelle, sono molto idratanti, quindi va benissimo. Tra l'altro nutriente, non lo utilizziamo come bagnoschiuma, bensì come sapone mani. E da che utilizzo questo metodo da diverso tempo, credo soprattutto a partire da quando siamo venuti in questa casa, quindi 4 anni, mi ci trovo bene, fateci caso, perché secondo me è si risparmia da questo punto di vista, perché comunque i saponi mani mirati, alcuni hanno dei prezzi, secondo me, che insomma, esagerati per il prodotto che è. Spero di essermi fatta capire. Questione veline, ragazzi, ahimè, qui non ho grosse news. 99 centesimi, sì, le ho trovate, quelle della Soft Flower, ma sono due veli, 100 veline. Questo discorso lo facciamo dalla notte dei tempi. Ahimè, le mie Max Factor nel packaging blu, che se seguite la seduta casalinga che faccio ogni 2-3 mesi in collaborazione con Kate a seconda dei casi, mi raccomando, seguite sia me che lei, se non lo fate ancora, lasciateci un bel like di supporto e iscrivendovi al canale, mi raccomando. Facciamo appunto vedere la saga delle veline. Questa questione è sempre la solita. Cerco di privilegiare ovviamente quelle da 99 centesimi. Quando le trovo 150, purtroppo nell'ultimo periodo non più. Comunque festeggio. In ogni modo, 100 veline 99 centesimi è ancora gestibile. Diciamo, preferivo quelle da 150, ma vabbè, Soft Flower. Ci stanno, abbiamo due bagni, l'utilizzo delle veline non l'abbiamo ancora migliorato in termini di quantità, io cerco di limitarmi, ma sono fondamentali e nulla, questo è. Avendole trovate 99 centesimi, ne ho prese 4. Poi, 99 centesimi, maxi integrazione dei assorbiodori a lunga durata della Deo Pur Dea, che anche questi vi faccio vedere nella seduta casalinga, sempre ovviamente in collaborazione con la mia amica Kate. 99 centesimi, li ho trovati la volta scorsa, li avevo trovati questi nell'altro cinese a 1,19 euro, li ho trovati a 99 centesimi e li ho presi.
Se avete visto l'ultima seduta casalinga, andatela a vedere se non l'avete vista, che è appunto di ottobre. La versione, quella a goccia, chiamiamola goccia, vi racconto appunto in quel video che secondo me sono meno persistenti di questi. Infatti c'erano, e tra l'altro quelli costavano 1,19 euro, questi 99 centesimi, quindi da questo punto di vista sono stata anche contenta, perché alla fine questi secondo me sono i migliori. Quindi ne ho presi due alla felce alpina, buonissimo. Credo che uno adesso andrò a sostituire quello in cabina armadio, perché è addirittura d'arrivo. Farò un giro nelle zone dove lo metto e quelli proprio a secco li sostituisco. Poi ne ho preso uno, sempre della linea Dea, rosso rubino, che non so se l'ho già provato questo. Questo sì, cocktail di frutta, tendenzialmente quelli agli agrumi li metto in cucina. Stesso discorso, questa versione agrumi di Sicilia, tutti 99 centesimi. Un altro rubino rosso, ok. Poi ho preso uno al muschio bianco e uno audace. Vediamo un attimo dove metterli. Vi ho fatto vedere tutto, sì. Qui ho la schiscetta che mi ha regalato mio padre che devo mettere via. E basta. Adesso io sistemo tutto questo caos e noi ci vediamo domani con la continuazione di questo vlog, che non so quando chiuderò, non so quando lo vedrete, perché chiaramente ho dei contenuti programmati. Vado a sistemare che c'è un caos. Ciao! Buonasera. Stamattina non sono riuscita a continuare il vlog. Ho finito di lavorare, stamattina non sono riuscita a continuare il vlog perché mi sono allenata, ho portato un pacco Vinted e alle 8.58 ero a lavoro, quindi cioè ho spaccato il secondo e non ho incastrato il vlog, non faccio ancora i miracoli. Sono uscita da lavoro e sono venuta a fare un girettuncolo al Carrefour, che devo fare un paio di cosucce e poi credo che andrò a casa a sistemare lo stendino. E quindi questo, il trucco di oggi mi piace da matti, ma veramente da matti. Non l'ho girato perché era un esperimento. Devo dire che nel complesso mi piace, come rossetto non ho più nulla, ho una tinta che va ritoccata, bella, ma va ritoccata, nulla di che da segnalarvi. Non l'ho rimessa, era comunque un nude con un make up del genere. Ora non so, sì, ciao, così si vede un po' meglio, vedete, molto molto trucco, palette low cost, però mi piace, sono troppo gialla. Credo che si evinca la differenza, per essere praticamente fine giornata devo dire che il trucco ha retto benissimo. Non l'ho girato appunto perché è un esperimento, però vorrei proporvelo, vediamo un attimo, perché devo affinare qualche tecnica e nulla. Direi che entro al Carrefour, dopo semmai vi dico cosa ho visto, preso, bla bla bla, e a dopo, ciao! Come buongiorno, ieri poi dopo il Carrefour non sono riuscita, cioè ho preso quattro cose, le gallette fiorentini, delle patatine di mais da tenere in casa per il weekend eccetera, ma nulla di così eclatante, quindi cioè sono arrivata a casa, mi sono messa a fare altro, quindi non era niente di così eccezionale. Poi è passato un attimo mia mamma al Carrefour, siamo state un attimo insieme, nulla di che. E niente, questo. Quest'oggi, buon venerdì, sono arrivata in centro perché ho un appuntamento di lavoro per poi andare in ufficio. Ero indecisa se andare a piedi, ma poi siccome non mi andava sostanzialmente di essere a piedi, nel senso che post lavoro magari ho delle cose da fare, non lo so, e non so se poi mia mamma è disponibile a venirmi a prendere. Poi per carità, mi sarei potuta gestire a piedi, ma se ho delle commissioni da fare, francamente preferisco avere la macchina. Quindi parcheggiando dove sta mia mamma, vado diretta dal cliente che è in centro, torno a prendere la macchina e vado in ufficio. Tra l'altro dovrei fare anche un'altra commissione per una cosa sempre di lavoro, ma riesco a gestirla tramite una ricerca su internet, quindi magari quella me la evito. Sto vedendo che il ritorno del vlog scorso, che avrete visto prima di questo, non so quando l'ho pubblicato, però adesso ci saranno un po' di contenuti preparati, ovviamente mi sto portando avanti. Vi è piaciuto questo ritorno, mi fa piacere e spero si sia capito il messaggio. Il make up di oggi non vi posso svelare la combo labbra perché se no sarebbe troppo spoiler.
Il make-up, però, in generale, l'ho fatto con una palettina di Bella Oggi, la Nude Palette, quelle che sostanzialmente, sapete che non mi piace dire dupe, però quelle che ricordano, diciamo, non diciamo dupe, ma diciamo quelle che ricordano Natasha Denona. Mi piace, è un po' sfalsata la luce oggi, però vedete che è abbastanza chiara, però non è tutta così rosa, non so come mai c'è tutta sta luce rosa oggi, vabbè. Sono in smaltimento ancora del blush di Kiko, dovremmo essere in arrivo. Nella via di mia mamma c'è molta gente, ma sapete che ce ne freghiamo. Detto ciò, mi piace molto il make-up. La combo labbra è una cosa un po' particolare che da un prodotto utilizzato da solo un po' mi ha in combo con un'altra cosa che avevo, perché c'è qualche news Black Friday ma proprio minimal, niente di che, continuo imperterrita al mio progetto smaltimento, solo qualcosina di new che non so se avrete già visto meno, quindi non ve lo spoilero, però l'effetto leggermente colorato, ultra idratante, mi piace, e in combo con questo make-up francamente ancora di più. Un plus delle palettine di Bella Oggi è il fatto che hanno tutte il pannino, ragazze e ragazzi. Cioè, il fatto di avere il pannino, io lo ribadisco, e non credo sia percepito come dovrebbe, nel senso che è sintomo, si può dire, di completezza della palette. Perché guardate anche la rifinitura del make-up occhi, che credetemi non è così elaborato. Devo dire però che della palettina di Bella Oggi ho utilizzato tutti i colori, forse così rende meglio, un po' meno sfalsato. Spero che si capisca, ragazze. Non si capisce proprio benissimo, però a me piace molto. Devo dire che il cosiddetto contro-baking è proprio il mood di questo mese e mezzo, mi piace sempre molto anche quello. Cosa dite? Trovo che il make-up di oggi sia molto molto bello. Ho messo su gli occhiali di Primark, quella la versione leopardata, niente di che. E mi piace. Cosa dite? Questo è, quest'oggi dopo lavoro, francamente non so quali sono i piani perché mi allenerò domani mattina all'alba, sì, anche di sabato, e tra l'altro domenica faremo un match, il primo match di padel con una coppia di amici e vedremo un po' com'è. Francamente sono molto esaltata di questa cosa perché io ho giocato, non so se ve l'ho mai raccontato, ho giocato più di 10 anni a tennis, poi al momento della laurea ero un po' così, troppo presa, insomma, ho piantato lì per tutta una serie di motivazioni delle quali francamente ad oggi a volte mi pento, a volte, non sempre, a volte. È andata così, vuol dire che doveva andare così, vuol dire che il destino ha voluto così per me, quindi diciamo che è andata così. Però francamente l'idea di giocare a padel mi diverte, perché facciamo, almeno è un qualcosa di diverso, ci cimentiamo in qualcosa di diverso, anche se avendo giocato tanto tempo a tennis mi è stato detto che da alcuni punti di vista potrebbe ricordarlo, non lo so, io finché non provo, non vedo, non credo, e quindi vedremo domenica, magari nel prossimo vlog vi racconterò. E nulla, questo, facciamo che vado a chiudere qui questo vlog. Sono ovviamente in anticipo rispetto all'appuntamento che ho di lavoro, ma sapete che io sono sempre in anticipo, morire che io arrivi in ritardo, no, per carità, io amo la puntualità. Amo le persone che sono in orario, non amo le persone che sono in ritardo, per me arrivare in ritardo non mi piace, non lo trovo professionale da un punto di vista lavorativo, non lo trovo educato da un punto di vista amicale, quindi insomma, questo, per me bisogna arrivare puntuali, punto, salvo il fatto che magari ci possa essere un imprevisto e qui nessuno spara sulla Croce Rossa, per carità di Dio, l'errore umano è capibile. Perfino nelle leggi, soprattutto in alcune normative, è previsto l'errore umano, e ve lo dico da persona che lavora nelle normative, come dire, quindi insomma spero di essermi fatta capire. E nulla, io vado, spero che questo vlog vi sia piaciuto, di avervi fatto un po' di compagnia, torno con la mia frase, nelle mie giornate di ordinaria follia.
Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritte, lasciatemi un like di supporto, ricordatevi di seguirmi anche su Instagram, dove mi trovate come C4Kate, e noi ci vediamo alla prossima, anche TikTok, mi raccomando, sempre l'angolo di Kate. Ciao!